Questa è una pianta, diciamo, in buonissime condizioni. Io non ho un coltello, però se tu mi dai un colpettino con la... Perché? Perché bisogna solo fare un piccolo taglio anche in verticale. Ah, proprio sì, qua? Sì, proprio così. E vi spiego il perché. Ecco, questo taglio verticale elimina la spiralizzazione, perché se io la pianta la metto giù così come la trovo, le radici per un anno vanno avanti a girare in circolo, invece con il taglio le radici affondano in modo orizzontale. Bene, allora, qui siamo, direi, un pochettino troppo bassi. Perché siamo bassi? Anche questo va spiegato. Non ci vuole un po' di letame sotto? Sì, ci vorrebbe un po' di letame, non c'è, però mettine ancora. Sì, questa è terra grassa. È già questa bella grassa quella. Ci fosse in tutta Italia una terra grassa. Allora, è importante che il colletto della pianta sia al di sopra del piano del terreno. Vi spiego, il colletto della pianta è quella parte di tronco che è sepolta sottoterra, perché sotto qui, se andiamo in profondità, il coletto è di qui a scendere, quel pezzettino di tronco lì, non vedendo mai il sole, non vedendo mai l'aria, è tenero, diciamo che è facilmente penetrabile dai funghi parassiti che attaccano, e si chiama fitoftora nel caso in particolare. Allora, se noi lo affondiamo, l'umidità aumenta e questa fitoftora molto spesso attacca perché il colletto è tenero. Essendo un fungo, la superficie attaccabile è tenera, momento in cui comincia a far caldo. Allora, se invece sono in superficie, questo, diciamo, in gran parte si elimina, perché la pioggia, l'acqua scivola e non viene imbevuta. Mi ci dai un po' di terra? Certo. Io dico sempre, le cose che io racconto sono le cose che io ho vissuto in 50 anni sulla mia pelle, e quindi quando dico questa cosa bisogna farla così è perché, fatta in altro modo, ho avuto un effetto negativo. Racconto le cose che hanno funzionato e racconto le cose che non funzionano. Poi io dico anche questo, ci sono centinaia di bravi maestri giardinieri, ce n'è finché si vuole, ognuno ha i propri modi, diciamo, di verificare come funziona la natura, però alla fine sono i risultati che contano, quindi se le cose le fai con determinati criteri i risultati ci sono, se li fai in modo diverso bisogna aspettarsi che la natura poi decide lei se deve funzionare o no.